Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrew91 su Pokémon Ultra Sole. Siamo alla grande prova di api. Dobbiamo andare sull'Isola Exeggutor e dopo aver fatto la prova di api dovrei iniziare, credo, la scalata del Monte Lanakila. Non so di preciso quello che ci tocca dopo, perché io non vi spoilerò mai nulla. Quello che dico che faremo dopo sono solo delle congetture, perché non lo so quello che viene dopo. Posso solo immaginare. Qualche volta ci azzecco, qualche volta no. Stavolta non, proprio brancolo nel buio. Potrebbe esserci la cattura di Solgaleo? Di Necrozma, perché no? Non ho idea di quello che possa esserci dopo. Quindi direi di non perdere tempo, andare da Api, sconfiggerla e poi continuare un po' con l'avventura, perché comunque sì, dobbiamo essere ormai vicini alla Lega Pokémon. O a quello che c'è dopo la Lega, quello che c'è prima, non lo so. Sei pronto ad affrontare i miei Pokémon alla massima potenza? Aspetta, aspetta. Lei è tipo Terra? Se lei è tipo Terra, almeno da lei è Terrium Z. Allora, qual è quella cosa che c'era nel deserto? Che tipo di cristallo Z era? Non mi ricordo proprio che tipo era di cristallo. Ad ogni modo, non metto Leopop davanti come primo Pokémon, perché in genere le sfide con i Kauna partono con Pokémon un pochino più deboli. Quindi insomma posso stare tranquillo finché non caccia Mazdale. Oh mio Dio, Exeggutor? Io avrei paura. Io sono la Kauna Api. Ho incastrato la pietra lucente e fieratami da tapo in questo super cerchio Z. Anche tu ne hai una, Andrea. Solo chi ha Pokémon protettore dalla sua parte riceve un super cerchio Z. Bene, siete inizio alla prima grande prova della Kauna Api. Ti mostrerò di cosa sono capace. Quindi, tutte le congetture che io feci sul super cerchio Z e sul giro delle isole riguardo a chi lo affrontava erano sbagliate. Oh, un Golurk. Quindi lei non è tipo Terra? Ah, ok. Allora andiamo con picchiaduro di Mankey. Non so cos'altro fargli. È super efficace, sì. Quindi con due volte lo mando KO. Però levito roccia. Che tipo era Golurk? Spettro sicuro, perché va bene, il buio gli fa male, ok. Spettro me lo ricordavo, ma non mi ricordo quell'altro tipo, perché è doppio al 100%. Però stavo pensando, quindi Hau, che è il nostro compagno di merende di Malasade, anche lui ha un cristallo Z, ha un super cerchio Z, quindi anche lui è stato scelto da Tapu Koko, perché come sappiamo Hau viene appunto da Lili, dal villaggio di Lili, non di Lilia, di villaggio Lili. E a Mazdel non ho fatto nulla, perfetto. Quindi in realtà anche quindi anche Ao è stato scelto da Tapu Koko come portatore del cristallo Z. Vado con Giga Impatto. Se non lo mando KO sono cavoli. Bene! Che bello! Ah, la difesa è aumentata del 50%. Alright! Cioè, non proprio 50%, ma quasi. Bene, si spreca il suo potere Z. Ottimo. Va benissimo. Lo spreca e va benissimo. Praticamente mi manda al centro della terra. Che morte orribile. Tutte le morti sono brutte, ma questa le supera tutte. Potrei fargli un tipo volante. Acqua. Questa volta mi tocca ricorrere al Leopop assolutamente. Vorrei evitare, ma mi tocca. Vediamo un po'. E poi comunque sia c'era anche le rocce, c'erano posizionate, quindi se mandavo un altro Pokémon prendevo tantissimo danno. Che io mandassi Zacro oppure Butterfree oppure Ramona prendevo tantissimi punti danno dalle roccia, dato che erano un 2 per ciascuno. Flygon, no, Flygon rimango, perché ho forza lunare. E vabbè, oh. Ad ogni modo, ok divertirsi, ma qua bisogna anche vincere, ragazzi. Leopop davvero è un tank pauroso.
Sì, infatti uno basta. A brutto colpo. Non sono sicuro che brutto colpo abbia sortito qualche effetto per quanto riguarda la sua disfatta. Allora, se mando Slyla contro Gastrodon, no. Ho Sgranocchio, Rocciotomba, Pietrataglio e Rogodenti ancora, mi pare. Sì. Ok, mando Zagro, prova a fare la cazzata. Ci provo. Si prende un 2x dalle rocce, va bene, va bene. Pronto? Eccole, infatti mi stavo preoccupando, dico. Cos'è, non ci sono? Io andrei... Ma sinceramente con Ripicca, mi sembra che Ripicca sia 90, tolga 95. Vediamo un po'. Attacco d'ala 60, Ripicca 95. Il danno inflitto è proporzionale all'attacco del nemico, quindi è una merda. Proviamo. E infatti, dovrei usarla contro un Metagross, più o meno, per dire. Fanghiglia toglie abbastanza. 110 punti danno mi ha fatto. Vado con attacco d'ala, allora. Gli tolgo sicuramente più di Ripicca. Infatti. Dunque, è lento. Ha fanghiglia... Potrei anche finirlo con Butterfree, a dire il vero, Pizza Pie, è il tuo momento, vai! Andiamo con la Trelama e... Ma... E anche con Eottero! Perché mi dimentico le cose in base? Dannazione! Tentenna! Tentenna! Andiamo un po' con... Ronzio! Potrei provare a farlo tentennare un'altra volta con Etere Lama, ma no! Ciao Butterfree! È stato bello il tempo che mi hai dedicato, però ciao! Ho la strategia, ricarico intanto Leopop. Ok? Intanto ricarichiamo Leopop con iperpozione, massima punti salute, ok, ripresa! Non posso farlo, non posso farlo. O meglio, potrei. Posso farlo? Sì. Sì. Lo faccio, non mi interessa, lo faccio. Revitalizzo Butterfree. Voglio che salga al 52. E ora, forza lunare. Ah! Però sono più veloce, quindi è ottimo. Forza lunare. E bye bye. Me l'aspettavo leggermente più veloce questa lotta. Però, oh. Intanto è andata. Bene, e anche questa è fatta. Ragazzi, abbiamo finito il giro delle isole, ok? Canale Family Friendly di Christian Channel. Non diciamo parolacce. Zing, che forza, la sento fino in fondo allo stomaco. Happy, cosa sono questi riferimenti strani a una cosa che non si può dire sul canale, per favore? Hai superato la mia grande prova. Oh yeah. È proprio un allenatore con i fiocchi, Andrea. La tradizione voleva che gli allenatori che completavano il giro salissero sul monte Anakila per sfidare i Kaun al massimo della potenza. Ma ora la prova finale è cambiata. La tua prossima tappa è il monte Anakila. Ma prima di tutto torniamo a Pony. La tradizione è cambiata? Ci sono sempre i Kaun sul monte, no? Ah no, però ce n'è uno nuovo! Sì, ho visto una miniatura che ce n'era uno nuovo.
O meglio, il titolo, la miniatura non faceva trasparire che sembrasse Augusto, ma non ne sono sicuro. Andrea, sul monte Anakila affronterai la nuova prova finale. Il monte sorge vicino a Villaggio Tapu, sull'isola di Hula Hula. Quindi non mi ci accompagni? Cattiva. Quindi sì, la nostra prossima tappa è il monte Anakila, dove so per certo che ci si riposa Necrozma. Perché come stavo dicendo prima, io faccio delle congetture, ma quando una cosa so per certo che è certa. Praticamente lo so perché l'ho letto dove si trova. E quindi ok, andiamo al monte Anakila. Non so se prima c'è la Lega e poi c'è Necrozma. Perché comunque sia le thumbnail degli altri youtuber mi sminchiano la front page di YouTube. Non sono sicuro di avere abbastanza roba per affrontare la scalata. Non è che ci siano allenatori particolarmente forti, ma vediamo di darci da fare. Oh, eccolo, siamo pronti ad andare. E inoltre, quando arriveremo in cima vi dirò un'altra cosa. Però se non ci arrivo in questo episodio, cosa che credo sia stupida perché dovrei arrivarci, vi dirò un'altra cosa, quindi a fine episodio magari ve la dico. Iridio sempre con... Ti aspettavo, volevo ringraziarti per aver aiutato Lilia e nostra madre. Conosco solo un modo per farlo come si deve, sfidarti a una lotta Pokémon. Ti mostra tutta la potenza di cui siamo capaci, sfruttando appieno anche il potere del Super Cerchio Z che mi ha dato quel tipo. Quale tipo? Chi è che te l'ha dato? Crobat. No, iniziamo male. Iniziamo malissimo. Subito proprio. Ah, però. Vabbè, oh. Metà salute, più di metà salute va bene. Sono soddisfatto. Ma voglio vedere che mi fa. Ve le incroce? È rasoio? Belle incroce. E andiamo di roccio tomba allora. Crobat è un Pokémon molto veloce, ma molto molto. Però non abbastanza forte. Non è molto resistente, si butta giù facilmente con l'attacco giusto. Ah, un Lucario? Wow! Ramona, è un compito per te. Vai con lanciafiamme. Senti le fiamme che bruciano la tua armatura di metallo. Yeah! Di tipo zero. E va bene. Non è un problema questo. Si fa fuori facilmente Silvalli. Dovrebbe ancora essere tipo normale. No, è debole al volante. Coleottero, erba? O coleottero, erba? Ah, si vede che gli ha dato la ROM per... per tipo coleottero o erba. Va bene. Va bene. Ha resistito come, eh? Mo manda Silvalli. Mi dimentico sempre che ha... uno Zoroark. Mi dimentico sempre. Che poi Zoroark, quando uscì in mondo Pokémon, fu in subbuglio perché... Oddio, Zoroark, un semi-leggendario Pokémon mutaforma! No, non serve a niente Zoroark alla fine. È stato usato tantissimo in competitivo, nessuno l'ha saputo usare. E si è rivelato un Pokémon inutile perché nessuno l'ha saputo usare. Ma non è tanto che non l'hanno saputo usare, è che non si può usare Zoroark. Nel competitivo Zoroark è inutile. Non ha utilizzo.
non puoi utilizzarlo bene. Cioè, è un po' complicato Zorak in competitivo. Quindi ha il tipo coleottero, la ROM, Silvally. E quindi a posto così allora. Proprio blastato malissimo Iridio, eh. Mamma mia. Non è niente. Sicuro? Non sembrava. Oh, hai un'ottima squadra. Si vede che sei un allenatore fuori dal comune. Come sono state le tue avventure? A proposito, se cerchi Riri è andata a sentire Mahalo. Chissà cosa è in mente. Il suo animo gentile percepisce tutta la sofferenza dei Pokémon. Ma questa stessa sensibilità la rende anche forte e determinata. Prendi! È un regalo da parte sua. La cosa è un po' strana. Ma ve la dico subito. Giusto per tua informazione, ho aspirato anche Ao e devo dire che mi ha stupito. Mi sbagliavo sul suo conto. Ora capisco come sei riuscito a battere Kaunala. Ah! Avete fatto entrambi passi da gigante. Io non posso certo essere da meno. Io e te non siamo grandi amici, ma voglio che tu sappia che non ti considero nemmeno un mio nemico. Ora devo andare. Mi raccomando, sempre in gamba. Iridio non ha mai avuto intenzioni malvagie. Però non poteva fare grande amicone come lo sta facendo in questo momento perché aveva le sue buone ragioni. Ad ogni modo, quello che volevo dire è: Hau si è allenato a Sentiero Mahalo. E Lilia è a Sentiero Mahalo a fare non so cosa. Molti shippano Lilia per Hau. E questo conferma conferma la ship questo. Voglio andare veramente a vedere, a sentire Mahalo che diavolo sta succedendo, perché Hau sta là, Lilia sta là, Hau. Voglio sapere che succede a sentire Mahalo. Ecco, andiamoci un po'. C'è qualcosa di importante da fare, devo sfidare Hau a sentire Mahalo invece che sul monte Lanakila oppure altre cose, non lo so. Ok, andiamo un po' con la carica Tauros perché è meno veloce. Sicuramente Lilia sta qua sopra che hanno riparato il ponte, si spera. Oh mio Dio, che paura! Stavo guardando lo schermo in basso e ora vedo Solgaleo lì che compare all'improvviso. Andrea, è passato un po' di tempo ma volevo ringraziarti per aver salvato Nebulino quel giorno. Te ne sono davvero grata. Nebulino, chi l'avrebbe mai detto che venivi da un posto così lontano? Sono felice di averti portato via con me quella volta e di aver viaggiato assieme a te. Andrea, scusa per la decisione improvvisa, ma voglio affidarti questo piccolino. Dicono che grazie a lui Necrozma non patirebbe così tanto nella sua ricerca della luce. E sono sicura che stare assieme a te è la scelta migliore per lui, Andrea. Ci ho pensato a lungo e non è stata una decisione facile per me, ma ti prego, potresti affrontarlo e farlo entrare nella tua squadra? Catturiamo Solgaleo allora! Quindi in questo video c'è la cattura di Solgaleo! Wow! Davvero, sono eccitato! Oh! Tipo acciaio psico, quindi Zuffa gli fa un danno normale. Però è più veloce lui e mi shotta sicuramente Mankey. E ti pareva? Manda in campo un altro Pokémon fuga. Ma tu che dici? Beh, ora però sono più veloce io con Ramona, eh sì, Solgi, sì, Solgi. Oh, anche il soprannome l'ho trovato. Ciao Ramona. Me l'aspettavo. Me l'aspettavo uno shot solo. Quindi sono preparato. Più o meno. Ora. Ora. Attacco d'ala a un danno normale. Oh no, oh no. Boh. Io andrei ancora con attacco d'ala.
A proposito, mi sono ricordato una cosa. Se è come sole e luna è catturato. Oh, si libera? Oh! Solghi, che mi combini in questo gioco? Ti liberi? Beh, va bene, mi sta benissimo. Allora, inseguimento. No, astrocarica, no. Dunque, ragioniamo. Ha fatto due aumenti di difesa. Se io rivitalizzassi... No. Un'altra cosa in mente. Non dovrei essere più veloce, però ci provo. Ho una cosa in mente. Intanto paralizziamolo. Non sono più veloce, va bene, va bene. Allora, quello che voglio fare è rivitalizzare un attimino Zagro. Oppure... Aspetta un po'. No, devo rivitalizzare Zagro, assolutamente. Però lì ci voglio il revitalizzante max. È sprecato? Ma no. Secondo me no. Perché revitalizzante max ce ne sono pochi, non si trovano, ma non me ne frega nulla. Vediamo un attimo una cosa, le statistiche di Slyla. Quanto è in attacco? 175. E Sacro? 179, però inseguimento toglie 40. Ripicca in base all'attacco dell'avversario, mentre Sgranocchio toglie 80, se non erro. 80, esatto. Quindi no. Revitalizzo anche... O revitalizzo Ramona e setto la Toxic. O revitalizzo Mankey. Boh, proviamo un po', proviamo. Che poi inseguimento nelle vecchie gen, o meglio, fino alla quarta, terza. Fino alla terza sono sicuro toglieva 30. La quarta non mi ricordo. Però toglieva 30. Se il Pokémon veniva ritirato il doppio. Speriamo di non mandarlo KO con un attacco super efficace. Perché essendo psico... Niente. Nulla. Oh! Ho tolto un po' di più stavolta. Andiamo con la Ultra Ball allora. È fatta, penso. Ci spero. Sì, è andata, è andata. Beh. Beh. Forse si catturava facile come nei vecchi giochi, non lo so. Una pagina sola per lui. E poi in realtà sarebbe l'evoluzione di Cosmoem che si evolve da Nebulino. Però vabbè. A volte le ultravarche che apre servono da passaggio verso il nostro mondo per energia e forme di vita. Ok, certo che gli ha sul canale il soprannome. Stavo confondendo. Solghi? Non lo so, mi piace così, mi piace. Non dimenticare di recuperare la Pokéball? Cosa? Cos'è successo? Come la Pokéball? Quelle che ho lanciato le recupero? È la prima volta che vedo... Oh, ma va bene. D'ora in poi andrà a prendersi cura di te. Sarà il tuo allenatore, la tua nuova famiglia. Nebulino, sii la luce che tutti desideriamo. E tu, Andrea, grazie a te non abbiamo nulla da temere. Mi raccomando, prenditi cura del mio piccolino. Nebulino, ti prometto che diventerò più forte. Fino ad allora toccherà a te proteggermi, però so che posso contare su di te. Ah, Andrea, quasi dimenticavo. Tieni, questo era di Nebulino. So che ne farei buon uso. Oh mio Dio! Davvero?
So Galeium Zeta, c'è davvero? Ma non mi ricordo per niente. Forza Andrea, andiamo. Davvero c'era anche un sole e luna? No. Allora, Cuccio, questo termina questo video che non pensavo davvero ci fosse la cattura di Sol Galeo. Meno male che sono venuto qua a controllare. Quindi domani inizia la vera scalata al Monte Lanakila. E arriveremo anche alla Lega Pokémon, però ci sarà da fare la lotta contro Hau. Ovviamente questa è una cosa che so per certo perché è normale che si sfidi il rivale prima della Lega Pokémon. E se Hau fosse campione? Io ricordo di aver letto uno spoiler, cioè, o meglio, quello che doveva essere uno spoiler, ma c'era chi diceva di no. Io spero che di non essermi spoilerato quello, però se davvero Hau è il nuovo campione, io sono davvero contentissimo. Quindi, Cuccio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione, come sempre, link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!